applicare quello che abbiamo visto a una situazione di cui sappiamo già molto. Prendiamo il caso dell'amplificatore non invertente. Allora, disegniamo il circuito, vi ricordate come è fatto? Abbiamo un amplificatore, poi due resistenze per la reazione, diciamo R1 e R2, qui c'era il carico e questo è il generatore d'ingresso. Va bene, allora qui si può vedere anche dal punto di vista dell'analisi una delle, come dire, difficoltà di trattare un circuito di reazione, perché a questo punto noi possiamo notare questo. Guardate, questo amplificatore è un circuito di reazione. Da cosa si capisce che è un circuito di reazione? Si capisce da questa presenza di R2 R1, perché vedete la tensione di uscita viene riportata in ingresso attraverso R1 e R2, perché all'ingresso la tensione sul meno, sull'ingresso meno, è una partizione della tensione d'uscita. Allora, come possiamo vederlo rispetto agli esempi che abbiamo fatto adesso? Possiamo vederlo in questo modo. Noi possiamo dire, beh, guardate, questa qua è la rete di azione, quindi la cosiddetta A, e questa qua è la rete di reazione, quindi la cosiddetta beta. Infatti, come sono i prelievi e le inserzioni? Guardate l'inserzione. Ho VS in serie all'ingresso, in serie alla tensione che viene di uscita dalla rete beta. Quindi questa, si vede bene, è un'inserzione di tipo serie, cioè un'inserzione di tensione. Quindi, inserzione serie, cioè di tensione. Il prelievo, vedete, ho l'uscita dell'amplificatore in parallelo all'uscita, all'ingresso del beta in parallelo al carico, quindi il tipo di prelievo è di tipo cosiddetto parallelo, cioè un prelievo di tensione. In effetti è la tensione d'uscita che va sul carico e che va anche all'ingresso della rete del beta. Queste informazioni sono già sufficienti per noi per dire come è fatto come è fatta l'amplificazione, come è fatta la resistenza d'ingresso e come è fatta la resistenza d'uscita. Abbiamo già le formule a questo punto, già calcolate. Quello che ci manca è sapere quei parametri A con E, beta, RI beta, RO beta, esattamente in questo caso che cosa sono uguali. Però in pratica ce li abbiamo già tutti. Ok? Quindi abbiamo riconosciuto il tipo di reazione. A questo punto dobbiamo calcolare quei parametri, quindi prima i parametri del beta, le resistenze ingresso della rete del beta, la resistenza d'uscita della rete del beta e poi A con E, sono questi quattro che ci servono. Ma facciamolo, guardiamo prima il beta. Allora, beta è fatto così. Il circuito del beta è semplicissimo, c'è soltanto una squadra di resistenze R1 e R2. L'ingresso è la V, U è l'altra quantità, l'uscita è la VF presa con questo segno. Guardate il segno, siccome se voglio fare VI è uguale a VS più VF, devo prendere VF con questo segno, no? Quindi poi stare attento ai segni. Quindi qui va con questo segno e la IF è fatta così. Allora, in questo caso qual è il sistema che noi adoperiamo?
abbiamo detto che la prima grandezza d'ingresso è la grandezza che viene prelevata, la prima grandezza d'uscita è la grandezza che viene inserita, e poi l'altra grandezza d'ingresso è la grandezza dell'altra porta, quindi IF, e qui ci sarà la U. Il primo elemento è beta, che è definito come VF diviso V quando IF è uguale a 0. Giusto? Allora, questo ora lo possiamo calcolare, perché guardate bene, VF diviso V quando IF è uguale a 0 è dato semplicemente da questo partitore resistivo. Quindi mi verrà R1 diviso R1 più R2 col segno meno, perché VF lo prendo con questo segno opposto rispetto a V. D'accordo? Quindi è chiaro, finora non avevamo mai messo un'espressione per il beta, adesso che abbiamo un circuito concreto per il beta possiamo anche ricavare l'espressione precisa, che viene univocamente a dipendere dalla definizione e quindi dal tipo di sistema che scrivo. Questo altro termine è VF su IF quando V è uguale a 0 ed è una resistenza di uscita della rete del beta, quindi posso ricavare così: R o beta è uguale a VF su IF quando V è uguale a 0. Allora, quindi è la resistenza d'uscita, quindi quella che vedo se metto un generatore qua in uscita, quando V è uguale a 0. Vedete bene, quando V è uguale a 0, R1 e R2 finiscono in parallelo, e quello che si vede è proprio la resistenza di R1 in parallelo ad R2. Quindi questa R o beta è semplicemente R1 parallelo a R2. Terzo termine, questa è un inverso della resistenza d'ingresso, perché è U su V quando IF è uguale a 0. Quindi io qui scrivo l'inverso perché mi viene più facile da tenere a mente. Questo è V su U per IF uguale a 0. E guardo il circuito, se IF è uguale a 0, quindi questo non c'è, V su U, e si vede bene la resistenza vista dall'ingresso, è semplicemente la serie di R1 e R2, quindi ho R1 più R2. Quindi a questo punto tutti i parametri sono stati calcolati, mi manca soltanto calcolare Aconè. Ok, quindi facciamo il calcolo di Aconè, disegniamo il circuito per comodità. Ricordiamo la cosa, questo è il circuito, quindi al posto di beta scrivo il circuito equivalente. Perché mi conviene, anche se questo è semplice? Perché il circuito equivalente separo l'ingresso dall'uscita, quindi è il circuito più semplice da disegnare. Al posto di A disegno il circuito equivalente, quindi cosa abbiamo? Abbiamo RS e VS. Al posto di A devo mettere qua Rin e qui invece A per VI, VI è questa, in serie a Rout. Qui c'è RL. E qui c'è R o beta, il generatore di corrente lo considero, vabbè, lo mettiamo e lo disegno. Se torno indietro, questa espressione qua, VF uguale beta V più R o beta IF, mi dà un ramo che è fatto così, mi dà un ramo che è fatto così. Mi dà R o beta e in serie così beta Q. Chiaramente questo lo devo considerare spento. E qua invece in parallelo ho R i beta. Questo è il circuito. Per fare il calcolo di Aconè devo fare V su VS per beta uguale a 0. Quindi devo spegnere beta
E il conto viene ovviamente facile perché ho un primo, guardo la maglia d'ingresso, un partitore di tensione, quindi VI sarà uguale a VS che moltiplica Rin diviso Rin più RS più RO beta. No? Una volta che ho VI, ho A per VI e questo è un altro partitore di tensione, quindi mi viene che VI, lo scrivo da questa parte, VI è uguale a A per VI che moltiplica RL parallelo R beta diviso RL parallelo R beta più R out. Quindi a questo punto posso scrivere A con E. A con E è una V su VS con beta uguale a 0. In questo caso mi viene uguale ad A per due partitori di resistenza, no? Quindi A per RL parallelo ad R beta diviso RL parallelo R beta più R out. Per R in che divide R in più RS più R o beta. In questo abbiamo calcolato. A questo punto è tutto fatto. Possiamo scrivere tutto il resto. Quindi ricapitolando, abbiamo A con F, quindi in conclusione abbiamo A con F che sappiamo essere uguale ad A con E diviso 1 meno beta A con E. A con E l'abbiamo già calcolato e quindi è fatto. Notare che nota che se beta con E è molto maggiore di 1, come di solito si vuole che sia, in particolare il termine che lo rende molto maggiore di 1 è A con E, che ha quell'A a moltiplicare, no? Un amplificatore operazionale, per primo A741, A vale 200.000, quindi porta tutto su. Okay. Se beta con E è molto maggiore di 1, A con F viene uguale a meno 1 su beta. E se sostituiamo il valore che abbiamo trovato per beta, viene beta era R1 diviso R1 su R, più R2 col meno davanti, quindi viene 1 più R2 su R1, che è la stessa quantità che abbiamo trovato con l'approssimazione di cortocircuito virtuale. Quindi abbiamo trovato lo stesso valore con l'approssimazione di cortocircuito virtuale. E questa è più precisa, che è vera anche quando non è vera questa condizione, no? C'è un'espressione che vale da più in generale. L'impedenza d'ingresso, quanto vale? So quanto vale perché devo fare, prendo lo schema di prima, ora qui me lo ricordo a memoria, devo fare Rin più RO beta, che sono tutte quantità che ho calcolato, per il fattore di reazione calcolato con un generatore d'ingresso ideale. Quindi questa è la resistenza d'ingresso, che mi viene grande, va bene? Però grande ma finita chiaramente, no? Perché sostituisco tutti i valori, chiaramente non mi viene mai finita. Se vi ricordate, quando facevamo lo stesso conto con l'approssimazione di cortocircuito virtuale, mi veniva un'impedenza d'ingresso infinita, perché la corrente era nulla, quindi quando andava a dividere chiaramente. E quindi nel cortocircuito virtuale, che era un'approssimazione, otteniamo RIF infinito. Va bene, quindi qui il calcolo che posso fare è nettamente più accurato, valido molto più in generale.
però si vede, no? Perché mi viene infinita? Perché se volete posso giustificare il motivo per cui l'impedenza d'ingresso è molto grande, insomma quasi infinita dal punto di vista pratico, e il motivo è perché ho una reazione con un'inserzione di tensione e un fattore di reazione molto elevato. Se l'inserzione di tensione mi dà il fattore di reazione a moltiplicare, se lo faccio elevato chiaramente posso portare RF a valori molto alti. Però importante la topologia, no? È importante che abbia fatto un'inserzione di tensione, perché se faccio un'inserzione di corrente ottengo il risultato opposto. Comunque, la resistenza d'uscita è uguale alla resistenza d'uscita della rete di azione in parallelo alla resistenza d'ingresso del beta diviso 1 meno beta con E, calcolato per RL che tende a infinito, cioè a vuoto. Quindi viene molto bassa, perché stavolta il fattore di reazione è a denominatore. Se vi ricordate, con il cortocircuito virtuale veniva, se applichiamo il cortocircuito virtuale otteniamo Rout uguale a 0, chiaramente è un valore un po' approssimato, perché quella è un'approssimazione abbastanza forte. Quindi queste espressioni sono più accurate nei casi pratici, ci consentono di ottenere il numero esatto. Quindi tipo di questa teoria dei sistemi di reazione che abbiamo visto ora è potente come metodo di considerare un circuito, sia quando si usa per progettare, sia quando si usa per analizzare un circuito. Perché per progettare io parto da un circuito che può essere un amplificatore operazionale, come in questo caso, e in base a quali sono le impedenze di ingresso e di uscita che voglio, quelle che mi vengono richieste, diciamo, da chi mi ha dato le specifiche al sistema più alto, io devo scegliere il tipo di reazione, e so che ho ampie possibilità di aggiustare le impedenze. Ok? È chiaro che devo scegliere il tipo di reazione giusta, perché se scelgo il tipo di reazione sbagliata, poi il fattore di reazione mi spinge nella direzione opposta. No? Se voglio aumentare l'impedenza d'ingresso, scelgo una reazione con inserzione di corrente, poi comunque cerchi di dimensionare il circuito con quella reazione lì, l'impedenza d'ingresso mi diminuirà per forza. Non mi aumenterà mai. Quindi diciamo è potente dal punto di vista della progettazione, che è una scelta ad alto livello che poi mi porta nella direzione giusta, poi scegliendo i valori esatti arrivo al valore desiderato di tutte le impedenze dell'amplificazione. Anche dal punto di vista dell'analisi è potente, perché mi permette, guardando il circuito, di capire dove quel circuito va a finire, no? Che tipo di impedenza di uscita avrà quel circuito. Già prima di fare conti inizia a capire se è grande, piccolo, che valori si ottengono, e poi mi dà uno strumento anche utile per fare il calcolo di queste impedenze in modo un pochino più rapido che risolvendo il circuito completamente. Quindi noi la usiamo in questo senso da tutti e due i punti di vista. Ok, va bene, c'è un'altra cosa che dobbiamo vedere ancora della reazione prima di provare a fare qualche esercizio un po' più completo. Stacco adesso per cambiare argomento.